Ciao a tutti e bentornati in un nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno durante la mia dieta. Anche oggi faremo delle ricette facilissime, sane, light e molto equilibrate. Oggi vi parlerò anche meglio del piatto unico, quindi partiamo subito dalla colazione. Una colazione molto semplice ma anche molto equilibrata. Allora, mi preparo un cappuccino di soia, vado a scaldare un po' il latte in microonde, poi vado a creare la mia cremina e nel frattempo faccio il caffè che andrò a mettere all'interno del latte, quindi un semplice cappuccino. Accompagnerò il cappuccino con della frutta fresca, in questo caso un'arancia rossa, due fette biscottate integrali con un velo di marmellata di ciliegie. È una colazione molto classica, ma che fa sempre molto bene, dà molta energia e si trova spessissimo comunque nelle diete. Ecco il mio piatto unico: tonno con pomodorini, basilico, olive, pasta integrale con peperoncino e olio e della bietola bollita. Allora, come si compone il piatto unico? Prendete un piatto e lo dividete in tre parti. La parte più grande dovete riempirla di verdure o comunque verdura e frutta, e le altre due parti, che sono le parti più piccole, quindi il 25% di uno e dell'altro, saranno carboidrati dati da pasta, patate, cereali, riso, e l'altro 25% di proteine, che possono essere per esempio legumi, pesce, carne, uova, latte, insomma più o meno questo. Quindi andrò a riempire il mio piatto con del tonno, pomodorini, olive e basilico, che sarà la mia percentuale di proteine, e l'altro 25% di pasta integrale, che andrò a condire con un filo di olio e un po' di peperoncino, e il restante 50% di verdura. Quando ho poca verdura, magari mangio anche un po' di frutta. E il mio piatto unico è pronto. Come avete potuto vedere, è davvero molto molto semplice e potete davvero variare con tantissime ricette. Come snack vi propongo questi biscotti. Sono dei biscotti light, contengono poco zucchero e sono davvero molto buoni perché sono morbidi. Perfetti sia come merenda che per colazione. Allora, all'interno ci mettiamo la ricotta, potete utilizzare della ricotta light, un uovo, dello zucchero, io utilizzo lo zucchero di cocco, potete utilizzare lo zucchero di canna, vado a mescolare gli ingredienti insieme, dopodiché aggiungo le farine, utilizzo farina 1 e farina di riso, un cucchiaino di lievito in polvere, un po' di estratto di vaniglia o vanillina se preferite e qualche goccia di cioccolato fondente. Vado a creare un panetto che deve essere leggermente appiccicoso, quindi iniziate a creare le vostre palline bagnandovi leggermente le mani. Queste andranno in forno a 180 gradi per circa 18 minuti o fin quando comunque diventeranno belli dorati. Lasciateli raffreddare totalmente prima di mangiarli. Li vado a cospargere con un po' di zucchero a velo di canna. Allora, la mia cena molto leggera: farò del riso basmati, della carne di vitello a straccetti con un po' di rucola, pomodorini e anche qui olive. Quindi ho la mia parte di verdure, ho la mia parte di proteine data dalla carne e poi infine il riso basmati, che è un riso comunque molto più leggero rispetto al riso normale. Voi sapete che il riso basmati ha un basso indice glicemico, quindi è perfetto per le diete. Vado a condire il tutto ovviamente con un po' di olio d'oliva, che non può mai mancare, senza esagerare. E la mia cena è pronta. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, se provate a fare qualche ricetta fatemelo sapere qui sotto, giù nei commenti. Io vi aspetto anche sul mio Instagram, mi trovate con il nome Le Ricette di Jennifer. Vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!